Ciao, siamo Orri e Vale. Adesso ti faccio vedere come faccio io il riso alla cantonese. Questi sono i prodotti. C'è il riso basmati, 2 etti, i piselli, 1,50 etti. 1,50 etti di prosciutto cotto, tagliato a dadini possibilmente. Ho fatto 2 uova, 2 frittatine piccole e poi le ho tagliuzzate. Poi va aggiunto la salsa di soia e l'olio di arachidi. Poi cuocio il riso e ti faccio vedere come faccio tutto l'assemblamento. Ci vediamo dopo. Le 2 frittatine, le 2 uova, frittatine per fare il riso alla cantonese. Quando è pronta, c'è da ungere leggermente, da ungere leggermente la pentola. Adesso amalgamiamo tutti i prodotti assieme. Mettiamo un goccino di olio di arachidi, il riso, cucchiaio, i piselli, il prosciutto. La frittatina, adesso lo facciamo andare, è ancora un goccino di olio di arachidi sopra, appena appena. Facciamo andare tutto a fuoco alto. Sono pesanti come un accidente. Questo è il riso per 2 persone. Adesso va bene, poi mettiamo un po' di riso, nel riso mettiamo un po' di olio di soia e siamo a posto. Questo è l'olio di soia. Giriamo ancora il tutto. È un piatto unico. Ok. È pronto. Ciao, buon appetito. Arrivederci alla prossima. Vi è piaciuto il nostro video? Mi fa piacere. Schiacciate la campanella. Ciao. Ciao, A presto. a presto.